vendere con punte, ma se c'è una, è proprio Kire, che Kire era, faceva parte del KGB, io non so neanche che significa, l'America faceva pagliaccetta, perché si è fottuto tutta la tecnologia tedesca. I tedeschi facevano quello che fanno chissà dove, ma facevano esperimenti sulla gente vivente ed erano fedenti, però non parlano della Cina che ha fatto morire circa negli anni 60 55 milioni di cinesi di fame, non parlano di Stalin, Giuseppe Stalin, che ha mandato a morire più di 40 milioni nell'arcipelago Gulag. Sa a vedere come fedente da parte tedesca e fedente come da parte italiana. Mo per esempio, tic tac tuc, ma ti schifo, ma lui ti finisce fa mo. O padre eterno ha detto, mai più manderò un diluvio sulla terra, tanto la bestia si distrugge da sola. È vero, ma se poi più di 8 miliardi e in delle città sono come le formiche. Occa, ti farà la stessa legge in Coppa del Mondo, che era Napoli, che era la città, che non ci sono la gente che stanno come le formiche. Allora già è complicata la verità. Tu la finisci complicata. Allora, prima era un numero, non si mi manca di legge. È peccato, però che ci fai? Poi teniamo un sacco di governatori, però che una governa non lo sacci. Che quelle cogne delle madri se ne appagavano quando nascevano, era meglio. Perché è vero che un governatore in America governa dei stati che sono quattro volte quadratati. Qua governano 500 persone se governatore. Andiamo a voi, presidente, governatore. Ma visto veramente siamo nella più bella nazione del pianeta, però siamo in una schifezza come individui. Perché qua si potrebbe vivere solo di turismo, poi. E la più bella terra del pianeta ce la invidiano tutti quanti, perché noi venivamo prima della Magna Grecia, poi la Magna Grecia, poi i Lucani, i Romani, il Regno delle Due Sicilie, e poi tra i millenni passati c'è rimasta solo Magna Mania. E questo non si abbottano mai, sì, veramente. Mai. Allora, complicano la vita. La vita già è un po' complicata da se stessa. Guarda la fresca complicata. È un peccato, ma chi se sono? Non c'è da fare. E le vacchine, le vane girate, non è che sono meglio. E vai, scarto fruscio. Piglio per i veri. Stai facendo una video internazionale. E quanti anni avete? Beh, io da quando sono nato fino a ora ho già fatto una scuola di vita. In 63 è venuto mio cugino dalla Lucania, Castelluccio Superiore. Stavano in Lombardia e io gli ho detto: guarda, io voglio transumare. Così è andato in Lombardia, ha detto puoi salire. E i primi di febbraio io ero in provincia di Varese. Ho fatto aiutante carpentiere tutto l'anno 63.
64 ero già in Svizzera, in una caprete, ho fatto la visita medica a Como, poi ho fatto 40 giorni a Bari e poi ai comandi dei depositi della divisione Mantova Udine. Allora io ho già fatto un po' di giri in Germania, in Austria, in Jugoslavia e ho avuto a che fare con un po' di varie etnie. E poi viene qua e trovi qual è l'etnia. È una chiave. Però, essendo che io il paese lo conoscevo quando ero in vita, e ridurlo così, si vede che qua non c'è la cultura. Perché la parete prima, quasi potrebbe vivere solo di turismo. Però potevi fare anche la migliore agricoltura del pianeta, che qualcuno la fa, qualcuno. Però un fiore non face primavera. E allora tu ti dici, tutti quanti, io, ma qua, tutti navighiamo su una barca. Che prima o poi tutti, primo padrone dell'universo ha mandato il diluvio e si è potuto preoccupare di mettere tutto l'animale, cosa. Invece dopo hanno fatto tutto in modo che automaticamente la barca si affonda. Da solo. Allora, perché non è come le barche romane che erano quei remi, o sono con la tecnologia. E la tecnologia prima o poi sarà una mazzata enorme. Perché non sei padrone di te stesso. Sei schiavo di tutto quello che ti emanano. Ed è un peccato, perché sul pianeta si poteva vivere tutti bene. Non è che viene sta tutto lo stesso livello, perché la rivella va fatta tutto. E Totò diceva che una volta che aveva trasuto un cancello, perdiva tutto. Titolo e tutto. Si era stato uno giovane che veniva ricordato la giovane. Si era stato uno che non aveva fatto da poco niente, non veniva ricordato più. Allora veniva ricordato nel bene e nel male. Oggi ti guardi intorno. O bene, se ne è giù, è rimasto solo qua. E con me ti devi arrangiare. Ed è peccato. Un peccato grave, però che me va. Come va lo padrone, così sia. Perché lo padrone è uno solo. Ed è padrone di tutto l'universo. E ci sta. Per il padrone. Ci sta il padrone. Il puntino terra. Tu prendi che quando guardi che è tutto pulito, la notte vedi miliardi di stelle. Sono miliardi di anni luce da noi. Però Gesù. E tu vedi un piccolo specchio di cielo e così. Poi pensa all'universo che può essere. E poi hanno emanato che quelli che vogliono fare i padroni della cosa, del padrone, l'uomo speciale, si è fatto i conti male. Non fare agli altri quello che tu non puoi essere fatto. Avessi raggiunto tutti gli obiettivi.
Invece no, io faccio quello che voglio e tu no. E ci sono certi stupidetti, ci sono certi stupidetti che rovinano il luogo, che non si vergognano, perché non c'erano la faccia. Una volta, bene o male, la gente stava sotto i piedi, però manteneva la faccia pure. Poteva parlare, perché oggi non puoi parlare, però se metti 100 bugie da un lato, la verità fa male perché una sola. Chi se ne ha capito? E allora viaggiano così, a zonzo. Perché tra il dire e il fare c'è un bel po'. C'è un bel po' di differenza. E allora viaggiare con la a testa alta oggi è un po' difficile. Ecco, ci guardano tutti in terra. La pecora bruca l'erba, guarda a terra. Invece la capra guarda in aria. Poi se i sapori della carne è logico, perché è meglio che guarda l'aria, perché dire mangia di tutto, mangia a terra, a mezza, all'aria, si arrampica in coppa tutte piante. Povere piante che si cagano, anche quello è un altro problema. E allora dici: perché non ti fai un cane? E dicono a me: ehi, Mina, Nina. Mi dicono a me: perché non ti fai un cane? Io mi facessi una bella capra che ti fai un crepetto. Invece qua vengono a sperdere i cani. Qua? Sì. Mina, tu non la fai quella fine. Non ti sperdere a te. Che ce la fa? E Dio ce la mandi pure.